Salve ragazzi, qui del 38 e siamo su. Siamo rimasti. Sì, ok. Siamo rimasti con Bionicle Heroes. Continuiamo. Sarà una bella lunga gameplay anche. Ah no, qua c'erano i. No, qua ci sono. Infatti, eccoli là, vedi, mi fa vedere chi. Madonna. La luce qua c'è e qua non c'è. Qua c'è e qua non c'è. Qua non c'è e qua c'è, volevo dire. Ok. C'è da sbloccare tanta roba. Allora, vediamo un po'. Lol, sono bloccato. Ho fatto un po' di dindini, soldini, dindini, che forse potrei potenziare al massimo anche il Toa dell'acqua. Allora, no, perché così. Oh, forse sì, forse sì, forse ce la facciamo. Sì! Sblocchiamo pure le abilità della toa del ghiaccio, dell'acqua, ovvio. Oh, guarda qui, raga. Abbiamo anche lei plus, raga. Una cosa del genere è ignorantissimo perché. Possiamo anche fare finalmente quelle cose in più per sbloccare, ecco, nuovi archivi e cose. Poi rifaremo dei passaggi. Ah, qui possiamo vedere i nostri trofei. Yo, yo, motherfucker, yeah, motherfucker, yeah. Andiamo a vedere i nostri trofei. Così vediamo pure quello che abbiamo sbloccato. Che comunque ce ne sono da fare, eh. Ce ne sono. Infatti. Allora, qui è. Qua manca tanta roba. Allora, vediamo un po'. Ah, ok. Allora, scogliera dei piraca completato. Baia del co completato. Lì devastato completato. Vedete i colori dal blu vuol dire che non abbiamo fatto un cacchio. Bronzo già è qualcosa. Ok. Poi abbiamo 100 Visorak sconfitti. Ok, sono 100 nemici sconfitti con Eco. Ah, ok. Mo uno mi dirà. Oh, vediamo un po' i personaggi da. Oh, eccolo qui. Kuraka, velocità, danni, salute. Ho trovato in scoglia. Ok. È un cacciatore agile. Ecco qua, è feroce. Nonché uno dei sei Rakshi inviati a fermare l'araldo e la maschera della luce. Pur avendo fallito, è riuscito a distruggere Takoro, è vero, e buona parte di Mata Nui. Kurak è il più osservatore dei Rakshi. Sa spiare le prede per ore prima di attaccarle e riesce a individuare qualsiasi loro debolezza. Ok. Il numero di 7 anno di uscita 2003. 2003, raga, Madonna, 2003? Veramente? Ah, Rodaka è molto recente, 2005. Perché. Madonna, non si carica manco l'immagine. No. Ah, perché forse ci manca la testa che dobbiamo andarla a prendere. Mancherebbe la testa. O perché è glitchato, raga. Secondo me è glitchato. Vabbè, non ci interessa, andiamocene. Andiamocene. No, Rodak poi lo leggiamo. Tanto dobbiamo continuare a fare una bella campagna. Hai visto che comunque durano 3 minuti le partite? Cioè 20 minuti, 30 minuti, dipende dal gaming. Bene, sono cretino, sono risalito, è abitudine. Abitudine. Quello si aprirà solo quando ammazzeremo il nostro primo Piraka. Piraka, yo, Piraka. Oh, eccoci qua, andiamo. Abbiamo sbloccato comunque. Ok, vedete? Livelli completati 3 su 4. Capsule d'argento. Costa di Vezok si chiama questo disgraziato Vezok. Lo dobbiamo sconfiggere. Dobbiamo. Non mi ricordo se dobbiamo affrontarlo direttamente. Infatti, guarda quanto è figo. O dobbiamo fare con un contratto di stato. Diluvio di Vezok. Infatti. Va bene, vediamo un po' qui. No, dobbiamo sconfiggere direttamente, raga.
Aspettate, ora possiamo fare una cosa bellissima. Ha 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 ha, avete visto? Non, prima di sconfiggere dovevamo fare sta cosa. No. No! Quanto è figo però, guarda, ho capito, però io volevo. Nonno, vedo casini. Ok. Ah, posso già fare. Me lo colpiamo direttamente. Colpi. Ball. Oh, bello. Abbattilo, abbattilo, abbattilo. Oh, ok, levati. No. Ok. Vedete che i soundtrack sono diversi dei combattimenti fra loro. Oh, che bello. Meglio attaccare in lontananza perché posso fare più danni. Ho detto più danni e mi appare te sparisce. Te volevo sconfiggere. Oh, chi è? Ah, ciao, chi ti aveva visto? Vabbè, diventa invisibile. Aia, fa male. Ah, eri diventato invisibile, maledetto. Invisibolo. No, non ci provare. Distruggito. No. Però c'era un altro qui. Ok. Oh, aspettate. Olè, distrutto. Ok, ah, avete visto che a cosa fa? Ok. Lol. Si sta scocciando, eh. Gli stiamo dando fastidio, mi fa piacere. Questo è l'importante, che gli diamo fastidio. Ah, c'era qualcosa qui, ho visto. Ah, sei tu. Ehi, Madonna, guarda come saltano, arrivano belli saltellanti sti bastardelli. Oh. Aia, no, devo cambiare. È stato voluto, è stato assolutamente voluto, raga. Ah, ma ora lo devo colpire manualmente, cioè del tipo. Ah, un rosso, aia, ecco perché fa male quello. Aia. Oh, raga, fate troppo male. State calmi. Levatevi dalle scatole. No, aia. Oh, finalmente l'ho colpito. Eureka.
Tanto è morto il rosso, il rosso è morto. Raga, è morto il rosso. Non è facile battere. Oh, ma un cuore no, eh. Mai. Madonna, posso schivare. Oh, morto. Ah, abbiamo involontariamente colpito lui. È stato bellissimo. Si è buggato. Si è buggato. Aia. Wow. Può anche aver. Ho perso anche cosa? Ho perso il rosso, ma siamo stati fortunati. Siamo stati fortunati perché. Oh, che bello. Abbiamo tre cuori. Tre cuori. Aia. Fanno male. Oh, fa malissimo. Ehi, no, lontano. Ah, fa male. Ancora? È assurdo, fa troppo male. Quel disgraziato fa un male cane. Aia, ho perso la testa. Raga, è tosta. È tosta. Veramente tosta lui, eh. Lei. Io non vi dico, ma mi sta dando dei problemi disumani. Non me l'aspettavo che questo qui con una di vita con. No, è forte comunque. Vabbè, c'è posta, c'è posta. Fatemi soltanto tornare leggermente indietro. No, non posso tornare indietro. Non posso prendere più la maschera. Dai, fatti sconfiggere, maledizione. Oh, mi sta a far perdere tempo, eh. Ma i livelli di combattimento contro di loro sono fastidiosi. Sono tosti. Cioè, tosti. Si mettono o si fanno aiutare dagli altri, ecco, palesemente. Colpisci! Oh. Lol. Poverino, pom. Aia. Ah, ecco, dicevo io. Era strano che. Oh, ora posso passare per di qua, giusto? Oh, fatemi vedere qui che cosa posso sbloccare. Oh, a pietra! Un altro, siamo a due. Zitti tutti, zitti tutti. No, ma anche il coso del ghiaccio. Che noia, che barba, che noia. Dall'altra parte invece c'è qualcuno. Oh, c'è qualcun altro lì. C'è un problema. C'è un grosso problema. Non posso raggiungerlo perché mi manca la maschera. Lol, non ci credo. No. No, vabbè, pazienza. Sarà per la prossima volta. Andiamo. No! È vero! Aria il collezionista d'ossa! Lui! Aspetta il ritmo. Qua devo farlo.
a modo suo. Non ti azzarda. Detto. No, ora la sveglia. Oh. Mamma mia, mi ho scordato proprio di le capsule. Ah, madonna che schifo quello. Almeno le altre maschere, per favore, era meglio. 37.000. Oh, eccolo qua. Congratulazioni, hai sconfitto Bezok. Ora puoi selezionarlo nella costa di Bezok. Attenzione, in senso che è giocabile. Diluvio di Bezok completato. 100 borco sconfitti, meno male. 100 nemici sconfitti con Konsu. 250 nemici sconfitti con Awa. Ok. Vabbè, non me lamento. Anche se mi dovrei lamentare, essendo che è stato un combattimento pietoso. Però posso livellare altri personaggi. Ok, però mi interessa. Facciamo lui. Ho sbagliato. Facciamo Matoro. Vediamo se riusciamo a farcela con i crediti, anche se la vedo difficile. Molto difficile, infatti. Ce l'abbiamo fatta al 100%. Mamma mia, che mazzo. Bello, ne manco solo due. Ah, mo uno mi dirà giustamente che cos'è questo, e mo ve lo faccio vedere. Intanto guadagniamo pure qualcosina. Il parco di divertimento di sti disgraziati. Praticamente noi entriamo qui ed è il loro parco. Uno direbbe in che senso? In senso che possiamo incontrarli e farli giocare. Uno direbbe ma qua non c'è niente. No, infatti dobbiamo comprare tutte ste cose per il parco per farci quattro risate. Però meglio è uno e cosa vale. Cioè praticamente divento dei buoni. Ecco, mettiamola così. Sono come innocente adesso, sono diventato. E mo scappo. Poi mi fanno tenerezza in realtà. Non faccio i bulletti del cazzo. Ok. Cioè ritorniamo. Quindi sono come i buoni della situazione adesso. E quindi mo... li compreremo tutti i loro articoli con calma, perché ci sa da divertirsi. Veramente ci sono cose comiche. Bene, però ora ce ne ritorniamo e faremo il prossimo livello e decidiamo quale fare. Eccoli qua come sono fighi comunque. No, comunque questo gioco è geniale. Peccato soltanto. Guardate quanti cuori abbiamo aumentato. 1, 2, 3, 4, 5. Ah no, sempre 5, sono giusto. Sono cretino io. La cosa più bella e che tu guadagni 5.000 facendo solo questo giretto qui. Ovviamente distruggendo le cose di sopra. Bene, ora che abbiamo fatto, vedete qua sotto che c'è come immagine, voi non lo vedete, ma eccolo qui. Noi dobbiamo sbloccare questo, che sarà un bonus di livello, che sarà dopo aver sconfitto e catturati tutti loro. Mo, per logica, quello che avevano aperto per primo è stato uno dei due. È solo che io adoro i tipi di terra, pietra. Andiamo qua. Roccaforte di Avak. Avak. È inutile dire Parak. Parak. Parak sarebbe il nome del Rakshi marrone. Oh, che bello. Sarà divertente affrontare. Bene, rimaniamo qui e stoppiamo qui del 38 al prossimo video. Passo e chiudo.